Gentili ascoltatori di Sites Web Network, buonasera, benvenuti a questa edizione di Ecomondo 2000 in versione, diciamo, speciale perché appunto parleremo di contratto di fiume. Intanto vorrei salutare l'ingegner Alessandro Patro che ho qui in collegamento dal Veneziano. Buonasera Alessandro Patro. Massimo e buonasera a tutti gli ascoltatori e videoascoltatori. Ecco, prima di entrare dunque nel concreto della trasmissione, vi volevo informare di una news, dunque, che ho estrapolato praticamente, che ho preso dalla stampa.it, riguarda di un potente nubifragio, una forte tempesta si è abbattuta sulla città di Firenze, tromba d'aria anche in Versilia. Dunque, vediamo di capire cosa è successo dalla pagina della stampa.it. Una tromba d'aria come non si era mai vista a Firenze, 10 minuti di acqua, grandine e vento che hanno stravolto la città e gran parte della provincia, causando oltre 100 feriti, pensate. Tutti abbastanza lievi, fortunatamente. Danni al patrimonio culturale ed artistico e a tanti fiorentini che hanno avuto aiuto e tetti e che hanno, scusate, avuto auto e tetti colpiti, scantinati, negozi allagati. Paura per le possibili conseguenze delle infiltrazioni, ma in alcuni casi anche per la rottura dei vetri, delle finestre, alla Galleria degli Uffizi, all'Accademia, a Palazzo Vecchio, alla Biblioteca Nazionale, alla Sacrestia Vecchia di San Lorenzo, al Museo di San Marco, a quello di Santa Croce. Strage di alberi al giardino di Boboli e al cimitero monumentale degli inglesi, tutti luoghi che il 4 novembre 1966 vennero stravolti dall'acqua dell'Arno. Oggi il fiume, che pure aspetta di essere ancora messo in piena sicurezza, non c'entra. È stata solo praticamente una vera e propria bomba d'acqua. Dunque, cos'è successo? Poco dopo mezzogiorno il cielo si è fatto improvvisamente scuro e in 10 minuti la città si è imbiancata per la grandine, mentre il vento spazzava tutto ciò che trovava sulla strada. Molti hanno dovuto spalare la coltre bianca, proprio come si fa con la neve. Tra loro anche il governatore della Toscana Enrico Rossi, impegnato davanti all'ingresso della regione in Piazza del Duomo. Alcuni musei sono stati chiusi, come gli Uffizi, e riaperti solo dopo le verifiche, anche se la conta dei danni sarà possibile solo domani. I turisti sorpresi nel centro storico cercavano inutilmente riparo nei negozi. Molte strade si sono trasformate in torrenti e dai tetti venivano giù tegole e in alcuni casi pezzi di grondaie che non reggevano la forza dell'acqua. Pensate che cosa fortissima, davvero, nel leggere questa notizia rimango esterrefatto. Dunque, proseguiamo. Il vento ha scoperchiato la scuola elementare Don Milani nel quartiere 4, obbligando i responsabili a ordinare l'evacuazione. Ancora peggio è andata in provincia, dove solo nella zona dell'Empolese, Valdelsa, l'ASL 11 segnala 39 feriti, tra i quali 3 bambini. Nel comune di Cerretto Guidi, 5 adulti, 2 le maestre, sono rimasti feriti nel crollo parziale avvenuto all'interno di una scuola elementare a Lazzaretto. Qui sono stati allestiti anche 2 punti medici avanzati che resteranno aperti fino a domani mattina per alleggerire il pronto soccorso dell'ospedale di Empoli. È qui che è stata curata una persona per le contusioni riportate al volto a causa della grandine. I chicchi bianchi, in alcuni casi talmente grandi da lasciare segni evidenti sulle carrozzerie delle auto, hanno causato gravissimi danni all'agricoltura. Secondo le prime stime di Confagricoltura, solo nei vigneti si può parlare di 20 milioni. Nei prossimi giorni sarà possibile fare un bilancio preciso. Dunque, io intanto mi fermo qua, per la notizia poi prosegue. Ecco, questo è stato un po'
quanto è successo oggi dopo mezzogiorno a Firenze, tra Firenze ed Empoli. Notizia tratta, lo ricordo, da lastampa.it. Ed ora veniamo al tema di oggi, di questa edizione speciale di Ecomondo 2000. Parleremo appunto di contratto di fiume. Ho detto che abbiamo in collegamento dal veneziano l'ingegner Alessandro Pattaro, che subito metto in collegamento con noi. Allora, quali iniziative, Alessandro? Tantissime iniziative nel fine settimana e durante la prossima settimana dedicate alla tutela del territorio, al contatto di fiume e a una visione diversa sulla gestione sostenibile delle risorse del territorio. E vorrei cominciare proprio da ricordare che a Mestre, in questi giorni, proprio in questo fine settimana, quindi oggi, domani e domenica, della decrescita e della città sostenibile. All'interno di questa, molte delle associazioni che hanno aderito ai processi di contratto di fiume hanno uno stand o uno spazio. Ad esempio, l'associazione La Salsola, io saluto in particolare il dottor Pino Sartori, che è uno degli animatori della Salsola. Salsola allestirà una mostra fotografica dedicata alla barriera di Campalto e domani, sabato 20 alle ore 18, ci sarà l'inaugurazione con un brindisi. E sempre all'interno della fiera della decrescita, anche l'associazione Il Caicio ha uno spazio e promuoverà alcune attività. Non so, ecco, su questo c'è ancora un dubbio, se ci sia anche un giro in barca, diciamo così, ecco, lungo il Mar Tenero. Su questo vi terremo informati domani sul sito www.marzenego.it. E poi, domenica mattina, sempre all'interno dello stendone centrale della fiera della decrescita, in piazza Ferretto, proprio i movimenti per la decrescita hanno organizzato un seminario dalle 11 alle 12.30 dedicato alle buone pratiche e fra queste c'è anche uno spazio dedicato al contratto di fiume, quindi chi può venga a sentire magari uno spazio, diciamo così, in 20 minuti, un piccolo momento di informazione sulle attività che sono in corso, sullo stato, ecco, potremmo dire, dell'arte dei contratti di fiume locali. E questo domenica. Poi, sabato domenica. Nel pomeriggio a Silea invece c'è un laboratorio dello IUAV del professor Matteo D'Ambros, appunto dedicato ai paesaggi lineari, anche alla sicurezza idraulica e alla biodiversità, e anche lì alle ore 16. Beh, questo laboratorio con gli studenti IUAV dura tutto il giorno, ma alle 16 ci sarà un momento proprio dedicato al contatto di fiume, in particolare al contatto di fiume Melma e Nerbon, questo a Silea, in provincia di Treviso. E sempre in provincia di Treviso, a Monastier di Treviso, invece, un piccolo paese nella bassa pianura del Trevigiano, dalle ore 9 alle ore 12, ci sarà una distribuzione di materiale informativo sul contratto di fiume, il contratto di fiume Meolo Valle Musestre, in particolare da parte degli amministratori comunali, dei volontari, l'assessore Gilberto Daniel del comune di Roncade ed altri del comune di Monastiere e altri volontari delle associazioni distribuiranno appunto il materiale informativo sul contratto di fiume Meolo Valle Musestre e anche su questo vi do un sito internet da andare a consultare che è www.meolovallemusestre.it. Domenica poi l'associazione Terra Viva. Questo però in realtà sarebbe domenica 28, ecco, terrà aperta, viene aperta l'Oasi di Caena di Salzano. Ecco, durante la settimana prossima invece vorrei ricordare che il 23, quindi 3 settembre, martedì alle ore 17 a Salzano, ci sarà il tavolo di lavoro sul pericolo idraulico del contratto di fiume Marzenego-Osellino.
E infine, la settimana prossima, il 26, 27 e 28, c'è la campagna di Lega Ambiente, Puliamo il Mondo, che noi vorremmo declinare nella versione, potremmo dire, fluviale, quindi puliamo i fiumi. Quindi il 26, 26 di settembre, dalle ore 14, alle ore 16, alcune associazioni che aderiscono al contratto di fiume Mielo Valle Musestre si ritrovano a Roncade per la pulizia del fiume Musestre. Quindi dalle ore 14 alle ore 16 del 26 settembre a Roncade. Tutte queste informazioni poi le ritrovate sempre nel sito www.miolovallemusestre.it oppure nella pagina Facebook del contatto di fiume Miolo Valle Musestre. Quindi 26 a Roncade, il 27 dalle ore 9 alle ore 13 invece ci sarà la pulizia delle sorgenti del fiume Vaglio a Breda di Piave in località Pero. E poi il 28 la campagna di pulizia sui fiumi in Braga e Storga con appuntamento presso alle ore 9 presso il Parco degli Alberi Parlanti. Con tutte queste attività, compresa anche la pulizia, anche l'associazione Amico Giardiniere indicherà questa domenica la pulizia della laguna di Chioggia, se non sbaglio. Quindi tutte quelle attività, ecco, si protraggono quindi da domani fino alla prossima domenica. Sì, ecco, Ingegner Patro, una cosa, però una parentesi apro perché abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda la forte ondata di maltempo a Firenze. Dunque, il presidente della regione Toscana, Rossi, a Rai News 24 ha detto, chiediamo aiuto al governo. Qui intanto si vedono delle immagini davvero impressionanti, cioè praticamente macchine colpite dalla caduta degli alberi, alberi anche molto grossi in mezzo alla strada, sopra le macchine, strade interrotte completamente, queste grondaie che sono praticamente sono staccate proprio dal tetto, ci sono veramente tanti danni, i turisti che stanno camminando sopra la neve, praticamente sembra che abbia nevicato, abbondantemente nevicato, questo è lo scenario di quest'oggi a Firenze, cioè ogni qualvolta che arriva una perturbazione c'è da aspettarsi danni o comunque insomma forti eventi. Allora, ritorniamo a noi al contratto di fiume. Ecco, io so che anche a Refrontolo, è stato luogo della tragedia di questa estate, dove sono morte quattro persone, ecco, ci sarà qualche iniziativa. Ecco, ci puoi dire qualcosa a tale proposito, Ingegner Patro? Domani c'è questo workshop, ecco, chiamiamolo così, si chiama non sbaglio, Barcamp Vento 2015. Chiedo venia se ho storpiato il nome, ma insomma è un laboratorio dedicato al dissesto idrogeologico e proprio a Refrontolo, quindi dalle 9 alle 17, e tra i tanti relatori, ecco, di questo brainstorming c'è anche l'invito, ecco, il professor Luigi Dalpaus, di cui sono uno sconfinato ammiratore, che è stato il mio professore all'università, insomma, il professore con cui mi sono laureato in ingegneria idraulica, ecco, con una tesi sul pericolo idraulico, ed è uno dei massimi esperti, il professor Dalpaus, proprio diciamo, di sicurezza idraulica, di pericolo idraulico, di analisi del pericolo idraulico. Quindi anche di modellistica matematica idrodinamica, uno dei maggiori esperti, se non il principe, potremmo dire, degli esperti nel Veneto per quanto riguarda l'analisi del pericolo idraulico. Ecco, a proposito del pericolo idraulico e il professor Luigi Alpaus, so che lui era preoccupato per quanto riguarda la situazione del Piave, che ha detto che è un po' una bomba ad orologeria. Cosa ci puoi dire a tale proposito, brevemente? Sono passati 50 anni dall'ultimo evento storico significativo, ecco, che ha colpito il Veneto, la cui esondazione insomma, ha causato, ecco, gravissimi danni. E direi che quella piena del 66
ha un tempo d'intorno, probabilistico, intorno ai 100 anni. Chi è sfortunato, noi ovviamente saremo fortunati, avrà l'occasione di vederla due volte, quell'evento lì. Insomma, quindi direi che il tempo che è trascorso, ecco, quei 50 anni ci fanno pensare, pensare che sia plausibile che insomma, nei prossimi anni, ecco, entro i prossimi anni, ci sia un evento simile a quello del 66. E purtroppo dal 66, nonostante i tanti studi, le tante proposte, la Commissione dei Marchi, ecco, non, il territorio non è stato messo in sicurezza. Quindi un evento come quello del 66 troverebbe un territorio molto più fragile, molto più vulnerabile, perché come dire, il percorso che abbiamo realizzato dal 60 ad oggi ha visto spopolarsi il territorio montano e quindi chiaramente anche un dissesto creato dall'incuria, sfruttare la collina per le produzioni vitivinicole e poi invece l'insediamento in pianura, e tutto questo naturalmente ha creato una condizione di vulnerabilità in cui anche il pericolo, cioè un pericolo rappresentato da un evento simile a quello del 66, creerebbe un rischio e quindi danni anche molto più elevati. Ecco, Alessandro Pato, in chiusura, ora chiedo alla regia di presentare ancora un paio di minuti, ecco, se ci puoi spiegare brevemente cos'è questo contratto di fiume, per, diciamo, per i ritardatari, ecco. Ecco, allora, per i ritardatari potremmo definire in tanti modi, potremmo definire un progetto, un processo di pianificazione strategica, un processo di pianificazione integrata, un processo di pianificazione partecipata, potremmo definire un atto volontario. A me piace definirlo in questo modo, come lo definisce il professor Massimo Bastiani, che è il coordinatore del tavolo nazionale dei contratti di fiume, che definisce il contratto di fiume in questo modo. È un processo di democrazia diretta, il cui fine è il miglioramento delle componenti ambientali e socio-economiche del fiume e del suo territorio, ed è un processo che si chiude con un atto deliberativo. Cioè è un processo volontario in cui vengono coinvolti tutti i soggetti istituzionali, come i consorzi di bonifica, come le amministrazioni comunali, come il GEM civile, come la polizia di bacino, come l'ARPA, il gestore del servizio idrico integrato, insomma tutti i soggetti istituzionali e anche le associazioni, i cittadini, tutti coinvolti in un processo che il cui fine è quello di migliorare le condizioni ambientali che siano rappresentate dal pericolo idraulico, dalla qualità delle acque, dalla fruizione sostenibile e condivisa del territorio, da tutela della biodiversità. E questo processo, che è un processo anche di crescita culturale, permette di arrivare ad un piano di azioni concreto da realizzarsi in 3 anni. Quindi il contratto di fiume è, di fatto, è il piano di azioni concrete in cui tutti questi soggetti qua condividono, no, il raggiungimento di un migliore stato dell'ambiente, del territorio. Perfetto, ecco, sei stato molto chiaro e questo questa un po' vuole rappresentare un po' anche la formula per cercare di allontanare eventuali, ecco, disastri idrogeologici praticamente. Sì, ecco, uno dei temi prevalenti è proprio quello della sicurezza idraulica. Il tavolo locale, diciamo così, ecco, del locale nel senso veneziano, ecco, del pericolo idraulico si radunerà a Salzano il 23 settembre, martedì 23 settembre alle ore 17. Quindi chi diciamo, ci sta ascoltando del veneziano e ha a cuore la sicurezza idraulica del territorio, venga il 23 settembre a Salzano alle ore 17 a discutere Certo, benissimo, quindi allora possiamo concludere così, Alessandro, non diamo più le spalle al fiume, ma bensì cerchiamo di osservarlo, di controllarlo e insomma di tutelarlo. insieme a noi. E cerchiamo in quell'arco di viverlo, perché uno degli obiettivi è anche quello di riportare la comunità sul fiume. E allora la comunità che vive il fiume è anche una comunità che si prende cura del proprio territorio. Esatto. Alessandro Pattero, dunque non ho altre domande, interessanti le iniziative per questo fine settimana.
Ricordo che questa trasmissione speciale andrà in onda anche domenica mattina alle ore 11, in sostituzione al GR Ecomondo 2000, quindi ci sarà Ecomondo 2000 speciale. Io ti ringrazio, ti auguro anche un buon lavoro e buona serata, presto. Io voglio ringraziare te, Massimo Bonella, Science Web Network, quindi anche Rosario, Pianeta Oggi TV e naturalmente tutti quanti gli amici dei fiumi. E vorrei ricordare, questa sera non l'abbiamo sentito, ma di solito con noi c'è Fabrizio Di Nabeo del Comitato dei Ragazzi di Favaro, del Veneziano, e quindi anche con Fabrizio Di Nabeo ci daremo appuntamento martedì 23 settembre a Salzano, al tavolo del pericolo idraulico. Buonanotte a tutti. Grazie, ingegnere Alessandro Patto, una buona serata. Bene, ringraziamo allora ancora Alessandro Patto e un saluto naturalmente anche a Fabrizio Zabeu, rappresentante del Comitato Allagati, che grazie appunto ad Alessandro che ci ha fatto ricordare, perché proprio devo dire ha fatto negli anni scorsi, dopo l'alluvione, la grande alluvione del 2007, quindi il veneziano, Fabrizio Zabeu ha fatto un grande lavoro nel monitorare la situazione, lo stato dei fossati, per poi riferire alle istituzioni. Ecco, sono io testimone di quante domeniche, sabati e domeniche, per essere esatti, che ha così sacrificato per questo lavoro. Va tutta la nostra più profonda stima da parte di tutta le nostre redazioni giornalistiche. E vediamo se ci sono delle notizie, degli aggiornamenti per quanto riguarda la forte ondata di maltempo a Firenze, ma vedo che non c'è nulla al momento, quindi io direi allora di chiudere qui questo speciale di Ecomondo 2000. Grazie anche alla regia in Treviso con Rosario Moreno, che saluto. Tutto bene, Rosario? Sì, Massimo, tutto bene, chiedo scusa, ero qui che ero intento alla regia come al solito, sai che mi perdo ogni tanto qui con la regia. No, benissimo, comunque vedo che il contratto di fumo va avanti, insomma, continua sempre questo discorso, insomma, perché è un discorso di democrazia, come diceva anche l'ingegner Patter, no? Dovrebbe, diciamo, la popolazione dovrebbe sensibilizzarsi un attimino di più, solo che non so quanti ne parlano di questo contratto di fiume, come viene divulgato. Spero non solo noi, Massimo, ma ci siano anche altri emittenti locali, giornali, insomma, che sono qui a divulgare queste notizie, insomma, per cercare di sensibilizzare sempre di più la popolazione sotto questo aspetto, insomma. Sì, infatti il processo è nazionale, è collegato anche con la comunità europea, già all'estero da alcuni anni se ne parla. Per il momento noi stiamo cercando qui nel nord-est a dare spazio mediatico a questa cosa. E poi quali altre televisioni o radio o giornali sull'Italia o centro ne parlano, non lo so, a volte mi domando, me lo domando anch'io. Beh, intanto noi abbiamo iniziato, speriamo che poi via via a catena, come si suol dire, possono allacciarsi anche altre testate e portare avanti questo bellissimo discorso che, come dicevo prima, l'unica formula per alla fine tenere distanti gli allagamenti o comunque fronteggiare questa situazione. È molto importante il contatto fiume alla luce di questi cambiamenti climatici, veramente, perché come anche a Firenze avete sentito adesso che razza di nubifragio che è venuto giù, cioè come cambia il tempo, come arriva una perturbazione, subito ci sono dei danni, subito che le precipitazioni sono violentissime, quindi bisogna che la rete dei fossati, per capirci in termini molto semplici, sia perfetta, sia messa in una situazione corretta, che siano belli sgombri, che siano collegati l'uno con l'altro, in modo che l'acqua possa defluire senza problemi, senza rigonfiamenti, senza pressioni varie, verso il mare, verso le lagune, a seconda poi di dove ci si trova. Ecco. Quindi ben venga il contratto di fiume, da parte mia ne darò sempre spazio. Questo discorso entra ampiamente nella linea editoriale di Pineta Oggi TV e poi quindi di conseguenza con Sergio Benedetto. Perfetto, Massimo, mi trovi Cominci. d'accordissimo su questo. Ecco, perfetto.
L'unione fa la forza, quindi anche tra, come dire, noi colleghi dei media cerchiamo di essere uniti per dare un buon risalto a queste iniziative che è un toccasana per l'ambiente, un ambiente sempre più pestato, calpestato, assassinato proprio, basti pensare alle cementificazioni. Vogliono toccare, ad esempio, delle zone come qui nel Veneziano, io lo ricorderò sempre perché ha dell'incredibile, zone che sono addirittura più basse della laguna di Venezia, il famoso progetto Tessera City, la zona lì del casinò dell'aeroporto Marco Polo, cioè andare a toccare quelle zone lì vuol dire creare un danno immane. Quindi siamo vigili, soprattutto questo lo dico ai cittadini, perché solo tutti insieme si può arrivare a dei risultati, altrimenti è proprio la fine del territorio. Insomma, qui abbiamo una serie di cimitificazioni che vanno dalle Prealpi Venete fino all'Adriatico, cioè al Mare Adriatico, cioè voglio dire, c'è veramente da pensare su questo, perché è stato fatto un danno molto grande. Poi c'è anche un altro problema, sai Rosario, parlando anni fa con uno scienziato, un membro onorario dei scienziati di Mosca, il dottor Paglialunga Costantino, che avendolo in radio, Radio Treviso 103 all'epoca, negli anni 90, si andava in onda su quell'emittente di paese. Mi sento anche molto grande, lo ricordo, copriva dal Ferrarese fino, cioè tutto il nord-est, l'Alto Adriatico, fino in Croazia. E mi diceva che stiamo attenti perché con tutti questi centri commerciali, tutte queste cementificazioni, insomma, alla fine andiamo a toccare il microclima. Allora in alcuni punti è più freddo, poi in altri è più caldo, cioè non c'è più una temperatura costante in tutta la regione Veneto, o in tutta la provincia di Venezia o in tutta la provincia di Treviso, ma ci sono zone dove la temperatura è più alta, altre zone che è più bassa, ma anche di notevole differenza, anche di 3-4 gradi, e questo potrebbe creare anche ad esempio delle tombe d'aria improvvise. Ricordo nel 99 a Marconne, all'interno di un centro commerciale, si scatenò una vera e propria tomba d'aria, e la strada tangente al parcheggio lì del centro, la gente passava, gli automobilisti correvano senza accorgersi di niente, cioè per loro era anche una giornata tranquilla, eppure all'interno del parcheggio si scatenò una tromba d'aria. Io conosco bene quella cosa perché me l'hanno raccontato i miei genitori che erano lì a fare delle spese, e quando sono poi usciti fuori hanno trovato addirittura un camper rovesciato, tutte le macchine danneggiate dai sassi che partivano a destra e a sinistra, le porte del centro sono praticamente aperte da sole, alcune sono partite, proprio sono sfondate, insomma, e la gente era presa dal panico. E fuori, dove c'è la strada, la via Altina, per capirci, la gente non si accorgeva di nulla. Ora, dal centro del parcheggio alla strada, non è che c'erano 5-6 km di distanza, saranno stati 300-400 metri, ma non di più. Sì. Tanto per dirti, questo è un fatto vero che è accaduto nel 99, adesso non mi ricordo più in quale mese, comunque è accaduto, e quindi si va a variare il microclima. Tutte quelle cementificazioni che hanno fatto barbare sono veramente dannose sia all'ambiente, al territorio, che anche al clima. Bene, sono le 22:29, mezz'ora quindi di diretta. Ricordo Diretta, sì. per coloro che ci ascolteranno poi in replica domenica mattina a partire dalle 11, che appunto questa è la replica di Ecomondo 2000 in versione speciale. Abbiamo parlato del contratto di fiume. Rosario, una buona continuazione di serata. Un saluto agli ascoltatori da Massimo Bonella. Dunque, una buonasera a tutti con Sales Web Network. Un saluto a tutti quanti anche da parte di Rosario Moreno, qui da Science Web Network, e mi raccomando, divulgate sempre queste notizie, parlate sempre, parlate del sito www.pianetaoggitv.net, dove ci sono interessantissime notizie giornalistiche, perché è una testata giornalistica online, e divulgate il verbo di Science Web Network in www.sciencewebnetwork.it. Buon ascolto e buona continuazione con i nostri programmi.